Oggi a Roma, grande giornata di protesta per i precari della scuola. La manifestazione di dissenso alla Buona Scuola di Renzi si è fatta sentire al MIUR, cui ha partecipato il gruppo GAE in ruolo non uno di meno, e al Parlamento, a cui hanno aderito MIDA, ADIDA, CONI TP, ANIEF, e non sono mancati gli interventi dei politici. Uno Stato non può legittimare di fatto un docente e poi dichiararlo illegittimo mettendo dei concorsi pagati di tasca propria, ovvero io prima ti lascio entrare in qualche modo, poi ti dichiaro illegale e solo se passi un concorso pagato da te io ti riconosco. Abbiamo esperienza, abbiamo tutto. Sì, diciamo che la cosa importante è che pur avendo lo stesso titolo di coloro che verranno assunti perché inseriti all'interno della graduatoria di esaurimento, noi purtroppo per una questione soltanto di immatricolazione al nostro corso di laurea non possiamo essere inseriti per il ruolo. Pensati dal governo che ci aveva promesso che qualora ci fossero stati dei posti in più, si parla a questo punto di 50.000 posti in più, sarebbero state date alle graduatorie d'istituto e al TFA e PAS. Ora invece è successo che sono diventati magicamente 100.000 questi 148.000. Noi lo dicevamo da prima che erano tanti 148.000. Ecco, le promesse di nuovo non sono state mantenute. E anche i soldi che lui dice di avere in realtà non li ha attualmente, rimanda il problema al Parlamento e il Parlamento dovrà cercare una soluzione non solo per voi, cosa che per Renzi non sta proprio in non è prevista, ma neanche per quelli per i quali in realtà è prevista. Parlare con tutti, quello che io posso fare è sentire il ministro Giannini, che però è di un altro partito come voi sapete perché io sono all'opposizione, per chiedere, perché sì vabbè ma è sempre un altro partito, sempre di maggioranza sta. Per chiedere comunque di almeno attivare un tavolo o comunque incontrarvi per capire come si possano difendere anche i diritti di lavoratori che non possono essere cacciati a calci dopo decenni che lavorano. Quindi voi anche parlate con tutti, non vi fate problemi destra-sinistra, più siamo al meglio e cerchiamo di risolvere il problema. E bocca al lupo, state la continuare a fare questo lavoro perché per me è una passione ed è un lavoro per cui io nel tempo ho acquisito competenza ed esperienza. In questo momento qua io sto frequentando un corso abilitante speciale pagato alle università ed è un'abilitazione di Stato. Quindi Renzi non può dire che al di fuori delle GAE non esiste personale abilitato, non esiste personale competente e non esiste personale con almeno 36 mesi di servizio. Siamo due docenti di seconda fascia, classi di concorso a 020 meccanica, insegniamo da 8 e 9 anni, ci siamo trasferiti in diverse province per lavorare, quindi da Taranto perché siamo originari di Taranto, quest'ultima Varese in questo triennio. E niente. Due bambini piccoli, una rispettivamente di 4 anni e l'altro di 8 mesi, quindi nel trasferimento da una provincia all'altra non nascondiamo effettivamente la grossa difficoltà nell'inserimento dei due bambini, però pur di inseguire la professione del docente abbiamo sottoposto a questo stress i nostri figli. Nonostante Renzi con questa riforma ci vuole tagliare fuori perché sta privilegiando le GAE, perché i 36 mesi di servizio invece di essere un vanto, invece di essere un prerequisito diventano un modo per limitare l'accesso a questa professione. Oltre ad essere abilitati siamo anche vincitori di concorso entrambi, solo che in realtà non vediamo il riconoscimento del ruolo. Oggi come ANIEF abbiamo proclamato questo sciopero nazionale di tutti i docenti precari, nei prossimi giorni ne proclameremo uno per il personale ATA, perché il piano La Buona Scuola così non ci piace, non dà soddisfazione, non risolve il problema del precariato, più di 50.000 rimangono fuori dalle GAE, più di 120.000 rimangono fuori dalle graduatorie d'istituto. Si tratta di persone, di colleghi che ogni giorno insegnano ai nostri figli, ogni giorno sono nelle nostre scuole, valutano i nostri studenti e purtroppo non saranno più chiamati dal prossimo anno nella scuola. Non è così che si ottempera una sentenza che anche ANIEF ha contribuito ad avere nella Corte di Giustizia Europea. Se il governo non troverà i posti e basta ripristinare il tempo scuola tagliato negli ultimi anni, vorrà dire che ritorneremo nelle aule dei tribunali e faremo ordinare dai giudici l'assunzione in ruolo di tutti i precari. Non ho voluto, mi sono rifiutata di stare a Toschino, me ne sono venuta al nord, non è proprio uguale, non è proprio, fino ad ora non è stato così. Non mi piacciono le passerelle improvvisate in piazza dai politici che aspettano che si alzi la protezione.
protesta per crearsi un serbatoio di voti. Noi rivendichiamo il diritto di essere tutti assunti perché siamo in GAE ed abbiamo acquisito questo diritto con concorsi e con abilitazioni, SIS Cobaslid. Renzi che ha promesso 100.701 posti di lavoro, quindi 100.000 assunzioni, in realtà fra i membri del DDL queste assunzioni non ci saranno, perché nella fase residuale chi non ha avuto, non avrà la possibilità di avere una cattedra nella sua classe di concorso, c'è scritto chiaramente nell'articolo 8 al punto 5 che non ci sarà assunzione. Questo ci va a danneggiare enormemente, anche perché l'articolo 10 successivo dice che le GAE il primo di settembre verranno chiuse e quindi noi saremmo costretti non solo a perdere la nostra possibilità di rimanere in GAE, ma saremo praticamente dei disoccupati. Siamo molti precari, molto arrabbiati per il decreto legge del governo, perché praticamente scontenta tutti. Da una parte lascia fuori completamente i precari di seconda e terza fascia che hanno lavorato per lo Stato in questi anni proprio sulla base delle richieste e che si sono abilitati con corsi pesantissimi. A noi ci promette un'assunzione che non è certa, a condizione però che accettiamo un progetto di devastazione completa della scuola, che prevede il blocco del contratto per anni, la sottomissione di docenti al volere del preside, la trasformazione del preside a sindaco e non plus ultra, cioè come per non finire, che cosa? Un aumento non basato agli scatti, cioè al lavoro che ha fatto, ma un merito che non sappiamo come verrà deciso. Oltretutto questo aumento basato sul merito è una cosa ridicola, ci scanneremo per 28 euro. Questo vuol dire la devastazione della scuola, la dequalificazione del lavoro degli insegnanti e il peggioramento della qualità della didattica. Come siamo ridotte? Non ho avuto mai l'opportunità di entrare nelle graduatorie esaurimento e quindi sono fuori da qualsiasi discorso, visto che il nostro governo ha ben deciso di eliminare proprio fisicamente tutte quelle persone, colleghi, che hanno esperienza nel campo dell'insegnamento, requisito essenziale che viene richiesto in qualsiasi tipo di lavoro, dal pubblico al privato. Nella scuola si fa invece questa grossa discriminazione di escludere chi ha il requisito del servizio. Perché? Perché?